comunque raga, anche la colazione stamattina un bijou. Mai più rivederti. Comunque davvero, scherzi a parte, io un albergo così era un pezzo che non lo beccavo, una roba che quello che abbiamo pagato, che era poco, era già troppo per il servizio che dava. Comunque adesso, cambiando discorso, prendiamo l'impianto che è quassù e raggiungiamo il rifugio Rosetta. Bye bye San Martino di Castrosa. Meno male che qua le nuvole non ci sono. Oh no. Bene, 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 per fortuna qua ragazzi si vede un po' il sole e adesso scendiamo al rifugio Rosetta che è qua a 2 minuti, dopodiché la nostra strada andrà verso il rifugio Pradidali, non ricordo più, e da lì proseguiremo in treno. Finito un bel tratto attrezzato e dei bei tratti di neve anche, non banali, non banali. Adesso siamo arrivati qua su in Forcella, il rifugio dice 25 minuti al Pradidali e dovrebbero essere tutti in discesa da qua. Però passeggino non da poco, anche bello esposto in certi tratti, infatti l'imbrago è qua con noi. E là sul cucuzzolo del Sassone compare il mio biondo preferito. Pensi di scendere anche o sei tutto oggi? Guardalo com'è impavido. Che belle pose. Come sei sexy. Signori, una vecchia conoscenza del canale che ci è venuto a trovare durante l'autovia. Così gratuitamente, perché la giornata fa anche schifo, poteva starsene tranquillamente a casa. Ho preso 25 mm di acqua almeno, cazzo, mentre saliva. Caffettino a Pradidali, stiamo già ripartendo verso il Minazio perché il meteo dalle 3 promette pioggia, quindi se arriviamo a Minazio prima non ci dispiace e soprattutto il buon Giacomelli riposa la gambuccia che non è proprio in forma. Ci siamo fermati in una grotticella provvidenzialissima perché sta arrivando un temporale, so che fuori non si vede niente, ma è un temporale, quindi adesso forse mangiamo qua dentro e aspettiamo che passi e poi ripartiamo. Mi ricordo di aver preso una roba che in questo momento non trovo, perché sono un po' spezzato. Ah, eccola lì! Questo è fondamentale per un pelato. La cuffia! Perché guarda che io disperdo molto più calore di te, bella. Con questa pioggia, volendo, uno potrebbe anche andare sul così torrenziale, però sai, se abbiamo questa opportunità di fermarci in questo hotel a 5 stelle. È stato un segno proprio, scegliete qua, pioggia temporale, già la grotta che vuoi, non approfittare. Già sono grandi, no? Grandi, no? Sì, guarda. Ok, questo è un temporale. Arrivi! Ecco, magari questo è quello che non vuoi beccare quando sei in giro. Tu sei, eccolo lì. Pim! Lo fai con... Arrivo. Fai con la...
Andiamo. Andiamo. Questo qua, raga, il ghiacciaio della Fradusta. Adesso noi proseguiamo da questa parte e presumo che poi il passo delle ledde sia in quella zona là. Poi scenderemo verso il bivacco. Come vedete sono passato a modalità cellulare, perché essendoci questi temporali che girano qua intorno, meglio mettervi la macchina. Quindi non so quanto riuscirò ad aggiornarvi. Che situazione tosta. Abbiamo fatto un botto di traversi qui dietro in mezzo alla neve e adesso abbiamo raggiunto questa forcella. Ci sono dei panorami assurdi, però ovviamente non riesco a dedicargli troppo tempo. E temporali che ci mordono le caviglie, ma dovremmo essere circa un'oretta dal bivacco adesso. Il posto è stupendo, stupendo, perché ci voglio tornare a godermelo. Ma questa situazione qua fa parte del leggendario, siamo sulla via della leggenda. Adesso lo so che chi mi guarda dirà che sbodone, e in questo momento mi sento un vero avventuriero. E infine bivacco fu. Gabriele se ne va, ci lascia con bivacco Minazio. Bocca al lupo. Bivacco Minazio, ha detto anche bivacco Minazio. Alla prossima. Ma figurati. Ci vediamo a Ferrara. Sì, ci vediamo assolutamente. Dai. Mi raccomando, vai pianino. Non esiste. Manda un messaggio quando arrivi. Manda anche una cartolina se vuoi. Mangano, vi faccio gli ultimi metri. Guarda che bello però. Faccio una foto, poi me ne vado. Ci vuoi anche noi nella foto? No, vabbè. No, ti capiamo allora. Sarà mossa. Sì. Ciao biondo. Ciao, ciao. Bene, quindi come avete intuito abbiamo raggiunto il bivacco. Adesso ci siamo già sistemati dentro, che ci sono altri 4 ragazzi. E qua le nuvole vanno e vengono, quindi ogni tanto si vede qualcosa. Dopo se riesco vorrei anche far volare il drone. Chissà. Che non dovevi dirgli che era scaduto. Io avrò un impegno domani. Se tu non gli dicevi niente, loro dicevano sì, polenta. Ma non la volete? Ma io un po' la mangio, perché buttarla via? Ma lui voleva assaggiarla. No, dai, non fare il timido. Era il novembre. No. Allora che buona la polenta. Faccio poco. Ci mangia. Mangiato di meglio, ma... Sapete che finirei su YouTube. Vabbè, per la Chiara questo si, dato. Si fa, no? Sì, ciao. Buonanotte.